Che l'ho comprato a farle, Gio, se poi non lo uso? Ah, ho l'occasione per usarlo. Allora, si sente parlare spesso di quei pirati informatici che rubano i nostri hard disk, rubano le foto, le musiche, anche negli ospedali rubano i file e poi chiedono il riscatto. Questa cosa che ho scritto, perché la leggo, perché sennò chi si ricorda, l'ho scritta qualche tempo fa. Ora che la rileggo, non ci ho capito niente neanche io, però se l'ho scritta in quel momento ci ho creduto e quindi se ci sono degli informatici che riescono a mettere in pratica ciò che io ho intuito, ben venga, è utile per l'umanità. Perché è un danno grave, solo negli Stati Uniti nel 2015 ho letto sull'ANSA che in pratica è stato un danno di 250 milioni di dollari agli ospedali, perché rubavano le cartelle cliniche dei malati e poi chiedevano il riscatto. Allora, può darsi che con questa mia intuizione si possa risolvere il problema. Può darsi pure che è una stupidaggine, ecco perché. Questo che sto dicendo è rivolto agli informatici che magari lo possono concretizzare nel mondo reale. La leggo perché chi si ricorda quello che ho scritto forse un anno e mezzo fa, quello che ho intuito un anno e mezzo fa. Allora, intuizione di Tony Zecchinelli, e questo fa testo, fa la paternità dell'opera. E su via, facciamoci rubare anche quest'altra idea. Perdo il segno se alzo gli occhi, dagli scienziati della Silicon Valley, ma io sono altruista per natura, che ci posso fare? La mia idea è questa: si deve inventare un hard disk esterno che quando si è collegati ad internet, questo cioè l'hard disk esterno, automaticamente si spenge da solo, cioè non deve funzionare e non essere riconosciuto dal computer. Quando si è collegati a internet, quindi in automatico, cioè l'hard disk esterno ad internet, le due cose debbono andare volutamente in conflitto, in automatico. E quindi materiali di lavoro tipo foto, video, musica, cartelle cliniche, qualsiasi altro file di lavoro, anche non artistico, che sia contenuto in questo hard disk, ebbene, non può funzionare questo hard disk se l'hard disk riconosce che c'è collegamento a internet. Però, se le cose che sono qui dentro, foto, video, cartelle cliniche, musica, eccetera, la si vuole spedire, perché è questa anche la motivazione di internet e di chi crea, ebbene, si deve travasare quel minimo, che ne so, una musica, delle foto, un video, da questo hard disk esterno all'hard disk C o a una pennetta USB, si deve fare il travaso. Allora, quello che si vuole spedire si travasa da questo hard disk esterno che è quando si accorge lui, l'hard disk esterno, che siamo collegati ad internet, pum, si blocca, non funziona, non c'è niente da fare, proprio di fabbrica non può funzionare. Allora, però, possiamo travasare quel contenuto che vogliamo spedire, per esempio con WeTransfer, lo travasiamo dall'hard disk questo che si blocca su una pennetta o sull'hard disk C. Ecco, quel quantitativo, quel quid che abbiamo travasato, poi lo possiamo spedire a chi vogliamo. Però quello che abbiamo archiviato in questo hard disk esterno autobloccante quando è collegato a internet rimane intatto. Come non possiamo entrarci noi quando siamo collegati a internet? Perché è impossibile, è come se c'è un muro che non ci puoi entrare neanche tu. Se è collegato a internet non funziona. Come stacchiamo la spina da internet o col pulsantino ci togliamo da internet, questo entra in funzione come per magia. Mentre riattacchiamo la spina, quella del modem, blocca. Tutto qui, sono andato a ruota libera. Così cosa accade? Che tutto il cucuzzaro che sta dentro l'hard disk autobloccante rimane intatto, ma questo l'avevo già detto. Allora, io ho capito, non ho capito quello che intuì tempo fa, però gli informatici magari ci riflettono sopra e potrebbe essere una soluzione. Infatti qui scrivo.
Vedrete che tra un paio di mesi questa idea mi verrà nuovamente rubata, ma questo mio post fa testo, un po' come aver registrato alla SIAE l'idea, così avrò la soddisfazione della paternità dell'opera. Tony Zecchinelli, tutto qui. Che ho detto? Io già mi sono dimenticato.